Bentornati sul canale Italia, oggi con le ultime notizie come: dopo la finale di X Factor, il giudice esce allo scoperto, rivelazioni esclusive sui retroscena del programma Sky. Il talent di Sky, X Factor, è giunto finalmente all'agognata finale, che ha decretato la vittoria del duo Santi francesi. Alessandro De Santis e Mario Francese hanno infatti trionfato nell'arena del programma, colmando di gioia il loro coach Erre Comi. I Santi francesi hanno distaccato fieramente Beatrice Quinta, Itropea e la solista Linda, aggiudicandosi il trionfo assoluto sul palco di X Factor. Il giudice Erre Comi ha rivelato a Vanity Fair il retroscena della sua esperienza nel programma, riservando anche una parentesi stuzzicante al suo rapporto con Beatrice Quinta. X Factor, Erre Comi tira le somme dopo il trionfo alla finale. Il cantante ha valutato con schiettezza e modestia la sua avventura nel talent show, cercando di mantenere sempre il contatto con la realtà. Ha infatti dichiarato: "Non riesco a guardarmi da fuori, so soltanto di essere stato la cosa che avrei voluto avere, nel caso fossi stato io un concorrente. Ho avuto a cuore tenere X Factor vicino alla realtà. Il mio compito lì è stato di non essere troppo buono o far finta di non sapere cose che in realtà faranno parte del percorso di tanti ragazzi. Ho cercato di non tradirmi il più possibile, cercando di essere un fratello per chi ha lavorato con me." Il team composto da Erre Comi, Ambra, Dargen D'Amico e Fedez, sebbene stabile e affiatato, ha affrontato anche alcuni duri scontri in diretta, ma l'ex giudice ha riferito: "Sono nate belle amicizie con tutti e tre, nonostante i tanti difetti che abbiamo tutti e quattro. Ho trovato grande maturità nell'accettare la differenza di età, dei caratteri. In studio abbiamo fatto quello che ci diceva il cuore, andando l'uno contro l'altro, ma fuori ci siamo sempre ricordati che le nostre visioni sui ragazzi possono essere diverse, ma rimangono al tavolo. Io mi sento davvero amico di tutti e tre. Per quanto riguarda, invece, i rumors che lo vedevano coinvolto con la giovane Beatrice Quinta, Erre Comi ha nicchiato: "Le relazioni hanno mille sfumature e a chi ingrandisce le cose non arriva la poesia. Preferirei non parlarne." Alla domanda diretta: "È innamorato?" Il cantante ha risposto: "Il cuore trova sempre qualcosa, forse è questo il problema. Devo però imparare a capire meglio che definizione do all'amore con la A maiuscola, perché forse inizio a mettere in discussione anche questo. Forse l'ho idealizzato, so bene cosa sarebbe più giusto essere, ma il mio lavoro non me lo permette. Metto a confronto il me di una volta, che aveva molto più tempo e un lavoro normale, e se penso al me innamorato allora, perderò sempre il confronto perché l'amore numero uno in questo momento sarà sempre la musica. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video."